Buongiorno e benvenuti a questa edizione flash del TG2000. Governo a rischio, rimane l'eventualità di una crisi. Scontro tra il Premier Conte e Renzi, che nel pomeriggio alla Camera terrà una conferenza stampa che potrebbe suggellare l'uscita di Italia Viva dalla maggioranza. Per Conte, in caso di crisi, sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con Italia Viva. Preoccupazione filtra dal Quirinale. L'epidemia si espande e serve lo stato di emergenza fino al 30 aprile, lo ha detto il ministro della Salute Speranza intervenendo alla Camera. Si tratta di un passaggio ampiamente giustificato da tutte le argomentazioni epidemiologiche, ha spiegato, che consente all'architettura istituzionale dell'emergenza di continuare a esercitare le sue funzioni e il suo fondamentale lavoro. Stop alla mobilità fra regioni in fascia gialla, via libera alle zone bianche, che potrà scattare con livelli epidemiologici molto bassi. Venerdì nuovo DPCM, ci sono almeno 10 regioni che lunedì potrebbero entrare in fascia arancione con il divieto di aprire bar e ristoranti. La scelta del governo di cambiare i criteri per far salire il livello di rischio potrebbe far scattare i divieti in mezza Italia. I dati dell'ultimo monitoraggio indicano infatti come in molte aree del paese l'RT sia superiore a 1 e le strutture sanitarie abbiano carenza di posti letto. Nel 2021 il PIL in Europa racconterà due storie, con una probabile contrazione nella prima metà dell'anno ed una forte ripresa nel secondo semestre. In Italia è prevista una crescita del PIL del 5,3% nel 2021. È la previsione di S&P Global Ratings, illustrata in una conferenza stampa. Il 2021 riserverà una probabile contrazione iniziale del PIL e una forte ripresa nella seconda parte, guidata dai servizi, assumendo che sia stata raggiunta una immunità di gregge. Negli Stati Uniti il vicepresidente Pence non intende invocare il 25esimo emendamento e strappare i poteri a Donald Trump. Non è nell'interesse del paese o in linea con la Costituzione, ha scritto in una lettera indirizzata allo speaker della Camera Nancy Pelosi. Con il no di Pence i democratici si preparano ora a procedere con l'impeachment e il secondo per Trump. Il presidente ora è più isolato e il suo stesso partito ne sta prendendo le distanze. 'Ndrangheta al via, il processo Rinascita Scott nell'aula bunker di Lamezia Terme, più di 300 imputati, oltre 400 capi di imputazione, circa 600 avvocati difensori, decine di giornalisti italiani della stampa estera accreditati, due perimetri di sicurezza e una postazione Covid allestiti attorno all'edificio. Questi sono solo alcuni dei numeri del maxi processo contro i clan del Vibonese. Bene, vi ricordiamo, prima di chiudere, oltre all'appuntamento tra breve con Siamo Noi, il nuovo programma di questa sera, i Magnifici 7, dedicato ai sacramenti, alle 21.54 e condotto da Michele La Ginestra. Appuntamento alle 18.30 per il prossimo TG. A dopo.